pubblicare la sigaretta elettronica e avremo un pubblico ministero, il dottor Beatrice e un avvocato della difesa, il dottor 10-2, i quali ci presenteranno brevemente le loro tesi. Cominciamo con l'accusa. Ma signor giudice, io mi ero appena liberato di questa gente che mi sfumazzava in faccia e adesso mi trovo un sacco di gente che mi butta delle nubi puzzolenti, odorose, sembrano alcuni polli che si circondano del rosmarino, strani profumi che aleggiano per le strade, mi vedo sta gente con dei ciucci appesi al collo, ma io trovo che veramente questa cosa qua non sia accettabile. E propongo a lei e alla giuria una serie di osservazioni. Ma la sigaretta normale contiene la nicotina. La nicotina dà la dipendenza, è una dipendenza, seppure socialmente accettata. Certo, la nicotina è presente anche nell'elettronica, è vero, gliela puoi mettere o non gliela puoi mettere, ma tutti quelli che fumano la sigaretta elettronica sanno benissimo quanto e come metterla. E quindi dal mio punto di vista tra sigaretta normale e sigaretta elettronica proprio non c'è nessunissima differenza. Dicono, ma nella sigaretta normale ci sono queste sostanze che bruciano 3-4 benzopirene, antracene, IPA e quant'altro, oltre 4.000 veleni mortali per la nostra salute. Ma nella sigaretta elettronica anche ci puffano della roba, perché ci mettono delle spezie, ma queste spezie sono sperimentate per il mercato degli aromi alimentari e per l'industria profumiera. Cosa producono queste spezie se le inaliamo? Respirano vapore, ma tutta quest'acqua che entra nei nostri polmoni, considerato che gli alveoli producono surfactante per impedire un loro collasso, farà bene, farà male. E poi ci sono dei lavori che dicono che non è vero che non ci siano sostanze tossiche, perché pare che siano state trovate tracce di sostanze tossiche. E poi questo vapore come si forma? C'è il glicole propilenico, c'è la glicerina, c'è chi dice che sono nocivi, chi dice che non sono nocivi. Quindi semplificare che la sigaretta normale contiene veleni pericolosi e la sigaretta elettronica non li contiene mi sembra come minimo pretestuoso. Ma il vero problema poi è questo della dipendenza, perché in realtà se noi accettiamo che ci siano delle persone che vadano in giro a sfumazzarsi allegramente delle sostanze che danno dipendenza, ma questo come si concilia con una posizione estremamente rigida che riguarda invece il fumatore di sigaretta cosiddetta classica? Ma insomma, mi pare che ci sia un'esigenza di fondo di regolamentazione, perché se è vero che questi due prodotti non sono identici ma sicuramente molto simili, è anche vero che questa pressione commerciale, che lascio a voi criticare, ha superato di gran lunga quelle che sono le posizioni istituzionali. Sembra quasi che la ricerca e la legge non riescano a stare appresso all'evoluzione del mercato. E dunque io mi chiedo, ma esiste un modo corretto di fumare? Dal mio punto di vista alla biologia umana non può corrispondere una condizione di fumo sano. L'essere umano, come il cane, come il gatto, non deve fumare, deve respirare aria pulita. Quindi se noi vogliamo tutelare la biologia dell'essere umano non possiamo concettualmente accettare da medici o da cittadini il concetto che non ci sia una regolamentazione di un qualcosa che incide comunque sulla nostra salute. E poi mi pongo il problema dei ragazzini, delle ragazzine, che mentre prima non vedevano persone che fumavano, adesso vedono gente che liberamente emette queste convoluttuarie, queste nubi di vapore. E questo vapore contiene nicotina. Ci dicevano che il fumo passivo faceva male, ma il vapore passivo fa bene, contiene nicotina, contiene altre sostanze, quindi perché considerarle non nocive?
E infine l'ultimo punto che io vorrei sollevare è questo della pubblicità. Ma insomma, al Super Bowl in America recentemente lo stadio è esploso con un oh quando è comparsa la pubblicità della sigaretta elettronica. Era 40 anni che in America non si vedeva pubblicità relativamente al fumo. Ma allora questo modo di presentare le cose fuorviante e pericolose non rischia di riportarci in qualche misura alla sigaretta normale e quindi usciamo dalla porta per rientrare subdolamente dalla finestra? Questo secondo me è il vero problema e quindi io ritengo di dover fare alcune richieste precise come sostenitore della pubblica accusa. Intanto richiedo che ci sia l'estensione alla sigaretta elettronica delle regole riservate ai prodotti che contengono nicotina, tipo il cerotto e così via, almeno per le sigarette che certamente dispensano nicotina. Secondo luogo, chiedo che questo prodotto, proprio perché contiene nicotina, sia regolamentato come qualsiasi altro prodotto del tabacco, perché in fin dei conti il problema è che la lesività del tabacco è legata ai prodotti di combustione e alla nicotina, ma anche la sigaretta elettronica ha prodotti di combustione e nicotina. E inoltre, purtroppo, l'ottima legge Sirchia del 2003 in realtà contempla il fumo, ma non si propone, perché l'epoca era molto anteriore, rispetto alla questione della nicotina, che è il vero gestore della dipendenza. E quindi ritengo che la legge Sirchia dovrebbe essere estesa opportunamente alla sigaretta elettronica. E inoltre io chiedo controlli severi sui contenuti, perché signor giudice, io ho letto dei lavori recenti che riportano che su un'analisi su 10 marche di sigaretta elettronica la dose di nicotina segnalata sul prodotto non è corrispondente a quella realmente misurata in condizioni sperimentali. Questo intanto impedisce a un medico l'uso della sigaretta elettronica come dispenser di nicotina, perché io da medico, se dico che do un milligrammo, devo dare un milligrammo, non posso dare trick e branca un milligrammo. Quindi questo è un altro problema: quanto è contenuta, quanta ne arriva e quanta realmente ne è disponibile. Perché certo devo dire che la sigaretta elettronica, in base ad altri lavori, risulta un formidabile dispensatore di nicotina, perché pare che la trasmissione nel sangue della nicotina avvenga con la sigaretta elettronica esattamente come per la sigaretta normale. E poi, infine, mi pongo il problema dei ragazzi. Soprattutto i maschi, i giovani, sono affascinati da questo dispositivo, con la lucina che si accende, con la tecnologia, sono vicini al mondo dell'informatica, ma non rischia la sigaretta elettronica di avvicinare i nostri figli a magari un'abitudine o un vizio o una dipendenza alla quale non avrebbero mai pensato? E infine la pubblicità, l'ultimo punto. Ma insomma, io chiedo che veramente la pubblicità venga regolamentata e chiedo che i produttori che non indichino correttamente il contenuto di nicotina vengano opportunamente sanzionati, e così come credo che debbano essere sanzionati coloro che vendono sigarette elettroniche contenenti nicotina ai ragazzi minorenni che non hanno ancora sviluppato un livello di consapevolezza sulla pericolosità del dispositivo. E quindi, signor giudice, io concludo, ritengo che questa immagine tende ad assimilare la sigaretta elettronica alla sigaretta normale stia seguendo esattamente le stesse tappe che 30-40 anni fa ha seguito la Marlboro, la Muratti, eccetera, a dimostrazione che dietro a questo interesse soltanto economico c'è sostanzialmente una disattenzione, se non veramente un disprezzo, diciamo, della salute del pubblico, che viene subdolamente ingannato alla fine di essere fidelizzato in quanto cliente. Grazie, signor giudice. Grazie.